squadre adesso vengono assegnati i titoli assoluti a squadre ricurvo maschile. In finale gli arcieri Poggi Bonzi contro la SHD Novara, Poggi Bonzi con Vittorio Bartoli, Francesco Della Mura, Paolo Limberti che ha appena disputato la finale con Oscar De Pellegrin, a SHD Novara con Alberto Sfenopo, Vincenzo Vitale, Roberto Fabris. Vediamo. Questa è una volée di prova, dopodiché si tireranno le frecce che valgono il titolo italiano assoluto. Chiedo scusa agli ascoltatori, abbiamo detto male, non è la finale ma è la semifinale tra la società di Novara e l'Aship Ostia, la società del litorale romano. La semifinale. Tra l'Aship Ostia e la SHD Novara sfiderà gli arcieri Poggi Bonzi che si sono con un bye già guadagnati la finalissima per il titolo assoluto. Andiamo a ripetere gli atleti che stanno gareggiando per questa semifinale. A SHD Novara conta sulle frecce di Alberto Sfenopo, Vincenzo Vitale, Roberto Fabris, mentre l'Aship Ostia gareggia con Cataldo Torella, Gino Giorgi e Pasquale De Masi. Un'altra sfida importante che ci dirà quali saranno gli atleti che si guadagnano la finale contro gli arcieri Poggi Bonzi. Queste frecce di prova, per fortuna, sono di prova, visto che i punteggi realizzati sono piuttosto bassi. Vediamo almeno due frecce sul bianco. Ed eccoci in cronaca diretta per questa semifinale che vede la SHD Novara contro l'Aship Ostia. Semifinale ricurvo maschile a squadre per il titolo assoluto. La vincente si sfiderà con gli arcieri Poggi Bonzi. La SHD Novara che scocca la prima freccia. Le prime due frecce del Novara, 7 e 4 le prime frecce dell'Aship. Paglione 3 del Novara, 5 5 4
SHD Novara 8554. Dopo la prima dovremmo essere sul 42 a 36 per l'Ascip Ostia, in vantaggio l'Ascip Ostia con un 7-4-10-9-7-5, mentre la SHD Novara insegue con 8-4-5-5-5-9-42 a 36. Ricordiamo che nelle finali a squadre è la somma dei punteggi che determina i vincitori al termine delle quattro volée. Due frecce per ogni arciere, per ogni volée si tira a 70 metri di distanza con bersagli da 122 cm. Il 10 misura 12 cm e il cerchio più piccolo vicino al centro del bersaglio misura 6 cm. Immaginate chiaramente la difficoltà. Confermato il 36 della SHD Novara, adesso aspettiamo la conferma del punteggio dell'Ascip Ostia, la società del litorale romano. Attendiamo. Attendiamo di sapere se è stato confermato questa sommatoria di 42 punti. Vediamo se i 42 punti della società di Ostia vengono confermati. 10, 9, 7, 7, 5, 4. Confermato 42 a 36. 6 punti di distacco per l'Ascip Ostia nei confronti della SHD Novara. Siamo pronti a questo punto alla seconda volée. 6 frecce per la SHD Novara, 6 frecce per l'Ascip Ostia. La vincente si scontrerà con il terzetto degli arcieri Poggi Bonzi, che si sono guadagnati il bye. Siamo pronti per questa seconda volée. Dicevamo due frecce per arciere, sei frecce a squadra per ogni volée a 70 metri. Visuali da 122 cm. Eccoli i sei atleti sulla linea di tiro di Sarzana. Nove, la prima freccia del Novara. Un altro 10 per l'Ascip Ostia, che mantiene quindi il vantaggio. Altro 9 per Novara. 18 punti finora realizzati per la società piemontese. 10 e 9 invece per l'Ascip Ostia. Un 6 per Novara. 9, 9, 6, 24 punti fino adesso. Ne ha 19 invece la Ascip Ostia, ricordiamo che ancora 6 punti di vantaggio dopo la prima volée. Dieci, nove, otto,
7 punti per lasci posti alla Società del Litorale Romano. 10-9-8-10, continua a mantenere un trend molto positivo la società laziale. Ed è un 3 della SHD Novara che compromette la situazione ulteriormente. In questo momento sono 10 punti di distacco in questa seconda volée tra le due società. Un altro 9 per la Scipostia. Cerchiamo di capire se la Scipostia ha vinto anche questa seconda volée, ma a giudicare dai parziali possiamo confermarlo. Restiamo in attesa che gli arbitri ci diano il risultato ufficiale. Era un 36-42 per la Scipostia dopo la prima volée, e adesso questa seconda volée 48 punti per la Scipostia, che si porta quindi a 90. Vediamo se il Novara riesce ad accorciare le distanze, ma a giudicare dai punteggi direi di no. Ecco qua, c'è addirittura un miss per il terzetto del Novara, che si porta quindi a 34 punti in questa seconda volée, arriva a 70, sono in questo momento 20 i punti che distaccano la Scipostia dal Novara, 90 per la Scip, 70 per Novara. Nella terza e nella quarta volée gli atleti piemontesi dovranno dare il loro meglio per ribaltare una situazione veramente difficile, mentre gli arcieri Poggi Bonzi sono in attesa di sapere con chi andranno a disputarsi la finale per questo titolo italiano assoluto a squadre arco olimpico qui da Sarzana. Sono facili 20 punti da recuperare, vediamo se la mira dell'SHD Novara verrà calibrata meglio in questa terza volée. C'è ancora da attendere qualche secondo, confermiamo per il momento il 70-90 per la Scipostia. Volée semifinale arco olimpico maschile a squadre, campionati italiani targa pararcere di Sarzana, competizione organizzata dagli arcieri Sarzana. Garbini, il presidente del comitato organizzatore, Riccardo Cafagno, il consigliere federale. Il Deus ex machina di questa organizzazione, a breve partirà con gli azzurri per Stoc Mandeville, ennesimo appuntamento internazionale per sondare lo stato di forma dei 10 arcieri azzurri che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Londra 2012 con il grande Oscar de Pellegrin, che sarà il portabandiera dell'Italia a Londra 2012. Grande onore per tutta l'arceria italiana, un grande onore per lui, atleta che ha appena vinto il titolo italiano assoluto nell'arco olimpico. Ancora in vantaggio in questa
7, 6, 6, 10 per l'Asci Bostia, 31 a 29 per Novara che ha guadagnato qualcosa ma troppo poco fino adesso, 7, 6, 10, 9 per Asci Bostia ed è un 7, 45 punti per l'Asci Bostia, ci manca una freccia dell'SHD Novara, un altro 3 e c'è poco da fare, conferma il 34 della seconda volée Novara, quindi 36, 34 e 34, la sommatoria sono 104 punti per Novara, 42, 48, 45, quindi sommatoria 135 punti per l'Asci Bostia che continua ad avere un vantaggio importantissimo nei confronti degli avversari, servirà veramente un colpo di coda per Novara per guadagnarsi questa finale, a questo punto veramente difficile. Impresa difficile, ma nel tiro con l'arco mai dire mai, basta un errore grave per rimettere in gioco tutto. Vediamo se l'Asci riuscirà a mantenere questo cospicuo vantaggio, 135 a 104, veramente un vantaggio considerevole. Un vantaggio considerevole che permetterebbe, se mantenuto all'Asci Bostia, di approdare alla finalissima per loro a squadre olimpico maschile contro gli Arcieri Poggi Bonzi. Asci Bostia in corsa con Pasquale De Masi, Cataldo Torella, Gino Giorgi, SHD Novara in corsa con Vincenzo Vitale, Alberto Spenopo e Roberto Fabris, mentre in attesa della finalissima per loro ci sono gli Arcieri Poggi Bonzi che contano sulle frecce di Paolo Limberti, finalista dell'assoluto individuale con Oscar De Pellegrin, Vittorio Bartoli, altro arciere azzurro, e Francesco Della Mura. Siamo pronti per questa quarta e decisiva volée semifinale, arco olimpico maschile, ASHD Novara contro Asci Bostia, un vantaggio veramente cospicuo quello degli atleti della società del litorale romano che dovrebbero veramente avere una debacle totale per perdere l'opportunità di arrivare nella finalissima per loro. Vediamo come si sviluppa questa ultima tornata da 6 frecce. Novara ne ha realizzati 37
Quindi, in attesa del verdetto degli arbitri, possiamo decretare la Cibostia vincitrice di questo match. La squadra del litorale romano si aggiudica la semifinale e va in semifinale per loro contro gli Arcieri Poggi Bonzi, vincendo 171-141 nei confronti della SHD Novara. Complimenti a Pasquale De Masi, Cataldo Torella e Gino Giorgi, che lasciano quindi il bronzo a Vincenzo Vitale, Alberto Sfenopo e Roberto Fabris. Tra poco ci sarà quindi la finalissima tra Arcieri Poggi Bonzi e Dasci Postia, ma ci sarà anche la finale per loro a squadre del Compau. Possiamo quindi, dopo aver sentito il responso degli arbitri, confermare la vittoria dell'Arcieri Poggi Bonzi nei confronti di Novara. Il punteggio è 171-142 ed è il bronzo per Novara, e adesso la finale oro sarà tra Arcieri Poggi Bonzi e Arcieri Poggi Bonzi. Attendiamo la conferma dei punteggi per capire se in effetti c'è stata la vittoria da parte degli Arcieri Poggi Bonzi nei confronti dell'Arcieri Poggi Bonzi nel ricurvo maschile. Il parziale in questo momento sembra di 174-163, quindi un più 9 che mette veramente al riparo gli Arcieri Poggi Bonzi. Nel compound è ancora da vedere la sommatoria dei punteggi. Sembrerebbe 201 per la PHB nel compound e 193 per la Cibostia. E quindi sarebbe un doppio argento per la società di Ostia, mentre si dovrebbero essere aggiudicati l'oro assoluto a squadre nel ricurvo maschile gli Arcieri Poggi Bonzi con Bartoli, Dell'Amore e Limberti. Sembra confermato Arcieri Poggi Bonzi campioni d'Italia nel ricurvo maschile. Vittorio Bartoli, Francesco Della Mura, Paolo Limberti, 174 punti contro i 163 dell'Arcieri Poggi Bonzi, che tirava con Cataldo Torella, Gino Giorgi e Pasquale De Masi. Siamo in attesa dell'ok anche per il compound maschile. Ancora qualche istante. Confermiamo l'applauso per gli Arcieri Poggi Bonzi, campioni d'Italia arco olimpico maschile. Ed ora la conferma del risultato della finale compound maschile tra PHB e Aship, che sembra
quindi gli atleti bergamaschi a vincere il tricolore compound. E quindi a breve andremo ad assistere alle premiazioni per questo campionato italiano.